Eder. Mech. Pallister. La riesumazione del corpo di Liliana Resinovic rappresenta un'azione investigativa cruciale intrapresa per approfondire le circostanze della sua morte, la cui causa rimane ancora non chiarita. Durante la prima fase dell'esame post-riesumazione, condotta presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano, è stata effettuata una serie di prelievi, sia ossei che di tessuti. Questo procedimento è fondamentale per ottenere campioni che possano essere analizzati per identificare eventuali tracce di sostanze tossiche, segni di traumi o altre anomalie che potrebbero fornire indizi sulla causa della morte. Il riferimento allo stato di trasformazione avanzato del corpo indica che i resti di Liliana Resinovic erano in una fase avanzata di decomposizione, circostanza che può complicare l'analisi forense. Nonostante ciò, le moderne tecniche di medicina legale, come l'analisi del DNA e altre metodologie specialistiche, possono ancora fornire informazioni preziose anche da resti in avanzato stato di decomposizione. La decisione di non aver ancora fissato specifici test da effettuare sui campioni raccolti è probabilmente dettata dalla necessità di condurre preliminarmente un esame dettagliato dei prelievi, per stabilire quali analisi siano più indicate in base allo stato dei materiali disponibili e agli obiettivi investigativi. L'obiettivo finale di queste indagini è stabilire con precisione la cronologia e le cause della morte di Liliana. Questo può includere la determinazione di eventuali segni di violenza, la presenza di sostanze tossiche nel corpo, malattie o fratture preesistenti, o altri fattori che potrebbero aver contribuito alla morte. L'implicazione di scenari diversi rispetto a quelli già svelati suggerisce che i risultati di questa seconda autopsia potrebbero potenzialmente rivelare nuove informazioni che differiscono dalle conclusioni iniziali o che aggiungono dettagli critici alla comprensione del caso. In conclusione, la riesumazione e l'esame successivo del corpo di Liliana Resinovic rappresentano passi fondamentali nel tentativo di fare luce sulle circostanze della sua morte, avvalendosi delle competenze di esperti in medicina legale e delle più avanzate tecniche di analisi forense. Liliana era molto magra e di base era ipotizzabile un rapido deperimento, e ovviamente così è stato. E qualcuno ha avuto fretta di andarlo a dire in giro, forse per tranquillizzare qualcun altro. Al momento dell'apertura però della cassa zincata era presente la dottoressa Cattaneo, che non si è assolutamente preoccupata, anzi ha detto: basta che ci sia un solo osso integro e io scoprirò la verità. Tuttavia a Trieste gli inquirenti non fanno segreto di continuare a credere nel modo più assoluto che si tratti di un suicidio. Però Sherlock Holmes non risolveva i casi solo con le perizie, ma anche analizzando gli indizi, ed è in questa ottica che è probabilmente in arrivo una grossissima novità. Negli ultimi tempi abbiamo assistito più volte alla Panicucci, che ha ripreso vecchie testimonianze spacciando come scoop, ma adesso siamo vicini alla possibilità che arrivi davvero una nuova clamorosa informazione su cosa accadde. Ciao Eder, ho appena visto in una diretta sul Mostro di Firenze uno dei conduttori mostrare un coltellaccio enorme e dire pubblicamente che gli è stato regalato da un suo amico, Sebastiano Visintin. So che non significa niente, ma tanto per aggiungere alla bizzarra personalità di quest'uomo. Interessante anche dare uno sguardo tra le sue amicizie su Facebook. Pare abbia stretto amicizia con il marito di Alice Neri, oltre che con i già noti conduttori di canali YouTube. Veramente inquietante quando Francis tira fuori questo coltello enorme. Sebastiano, forse anche perché è fotografo, è rimasto molto colpito dalla vicenda del Mostro di Firenze, tanto che qualche tempo fa ha detto di avere dei consulenti toscani bravissimi, tanto che è da 40 anni che indagano sul Mostro di Firenze. Questa frase ha colpito molto i nostri Sherlocky and Holmes. Sherlocky, hai sentito? Sebastiano Visintin è in una botte di ferro. Ha dei consulenti molto bravi che vengono dalla Toscana. Pensa, è 40 anni che indagano per risolvere il problema del Mostro di Firenze. Oh, mio cugino è il meccanico, è 40 anni che lavora su una Panda per cercare di risolvere un problema. Quindi vuol dire che è bravissimo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.